a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 117esimo episodio per la nostra serie dedicata a Nier Automata. In questo video continueremo ancora a svolgere missioni secondarie che si possono chiaramente accettare, quelle all'interno del villaggio di Pascal. Infatti, aprendo la mappa di gioco possiamo notare come ci sono due cerchettini rossi che vanno a denotare al solito il posizionamento di un'eventuale missione secondaria proprio quelle all'interno del villaggio. Uno in particolare lo abbiamo alle spalle, ovvero Pascal, e un altro un pochettino sulla destra. Incuriositi da quest'altro cerchietto meno visibile, avanziamo per l'appunto sulla destra finché non veniamo interrotti e bloccati da tre piccole biomacchine bambino. Sorellona, ehi sorellona! Eh? Avanti sorellona, vieni a giocare con noi. Non giocherò mai con delle biomacchine, sparite. Dai, voglio giocare con te. Sono un androide, ficcatevelo in testa, sono una vostra nemica. Quindi fate come vi dico, altrimenti vi prendo a calci. Sei simpatica? Non c'è niente da ridere. Sorellona, crea un gioco per noi. Non se ne parla proprio. Ma ci serve qualcosa per giocare. Sì, ci annoiamo. Sul serio? All'utensileria, che è uno scioglilingua, vendono tante cose. Compraci qualcosa. Sì, compraci qualcosa. Pur di farli stare zitti, accettiamo di comprare qualcosa a queste biomacchine, bambino. D'accordo, d'accordo, però piantatela di importunarmi. Evviva, ti abbiamo convinta. Abbiamo così attivato la missione secondaria e gioca con noi. Per cui scendiamo in basso a sinistra e parliamo con la biomacchina del negozio di attrezzi. Benvenuta. Stai cercando dei giochi per bambini? Spiacente, al momento non ne abbiamo. Tuttavia, con i materiali giusti potrei costruire qualcosa di idoneo. Ecco qui un elenco di quello che mi serve. Portami i materiali e mi metterò al lavoro. Quindi con un attimo ci hanno incastrato brutalmente in questa attività secondaria. Da queste parti sono tutti stranamente insistenti. Non dire assurdità, non è affatto vero. D'accordo, ti procurerò i materiali, altrimenti già so che mi daresti il tormento per il resto della mia vita. Ottima decisione. Troverai tutto il necessario a Luna Park, ma è lontanissimo da qui. Buon viaggio, non gliene frega assolutamente nulla. La missione è chiaramente sta aggiornata, volendo possiamo anche leggere come sempre l'intestazione per avere qualche info in più. E posso leggervi che i bambini del villaggio ti supplicano di procurare loro dei giocattoli, vai a comprarne qualcuno all'utensileria. Il negoziante ci ha detto che non ha nulla e quindi raccogli materiali per il gioco a Luna Park, materiali di gioco 0 su 5, quindi 5 materiali dovranno essere raccolti all'interno dell'ambientazione del Luna Park. Quindi avendo anche chiaro in mente tutto questo, avendo anche sbirciato velocemente con la coda dell'occhio la percentuale di attività secondaria che è già ben al 93%, vi leggo anche che A2 si esprime dicendo che è rottura. È abbastanza abbattuta psicologicamente da tutto questo, però non ci metteremo poi molto a completare quest'altra attività secondaria. Quindi dal punto d'accesso, destinazione Luna Park, piazza attrazione. Si comincia. In realtà per lo svolgimento di questa attività secondaria anche il gioco ci aiuta parecchio, infatti ci vengono segnalati sulla mappa tutte delle zone in rosso all'interno delle quali ci sono per l'appunto questi oggetti. Io da qui mi impegnerò al massimo per farvi direttamente un percorso da seguire, iniziando col primo e completando con l'ultimo, in maniera diretta e continua. Il primo pezzo per costruire il giocattolo per i bambini si trova in questa navetta. Il secondo è poco più avanti qui sulla destra. Per il terzo componente dovremo semplicemente salire sulla giostra e raggiungere il prossimo edificio. Scendiamo queste scalette e qui sulla sinistra per l'appunto troviamo il terzo materiale di gioco. Per il quarto dovremo avanzare oltre, scendere qui sotto e senza allontanarci troppo ruotare la telecamera e vedere come in realtà l'oggettino che cerchiamo è proprio alle nostre spalle di fianco al carrettino rosso. Quarto oggetto, materiale di gioco. Per il quinto e ultimo dovremo semplicemente raggiungere la fermata della montagna russa, però ovviamente di fronte a noi c'è un carro armato pronto per essere disintegrato e quindi ne approfittiamo ben volentieri passando al pod C col programma 130 bomba. Carichiamo al massimo, picchiamo un pochettino per cominciare e poi scarichiamo la botta di pod. Ed è così che abbiamo massacrato un mini boss di livello 48. Ottenendo in ricompensa praticamente nulla. Mi aspettavo un nucleo biomacchina ma siamo stati un po' sfortunati. Qui però ci sono dei corpi ora con un pod. Andiamo poi ad esaminare questo pod.
Abbiamo ottenuto un programma per pod a 150 volt e chi cavolo se lo ricordava? L'avevo già preso in un'esperienza precedente su Nier Automata, ma non ricordavo fosse qui. Quindi anche un programma pod in più. Perfetto, abbiamo unito l'utile al dilettevole. Quindi, tornando però al discorso della missione secondaria senza distrarci troppo, e come è cosa molto facile perdere il filo del discorso, andiamo a prendere il quinto ed ultimo materiale. Finalmente ce l'abbiamo tutti. Ora dovrei avere tutto il necessario per soddisfare quei marmocchi, quindi una missione anche molto molto facile. Porterò tutto allo stramboide dell'utensileria, quindi al commerciante che poi può creare il giocattolo. Di qui prendiamo un oggettino con recupero M, ci facciamo la strada al contrario per raggiungere il punto d'accesso a quel Luna Park e quindi tornare molto rapidamente al villaggio di Pascal per parlare al commerciante. Hai trovato i materiali? Magnifico, dammi solo un momento. 5 minuti dopo... Ecco fatto, ho costruito quello che mi avevi chiesto e l'ho installato dove vanno di solito i bambini a giocare. Che velocità! Tra l'altro i bambini dicevano che volevano ringraziarti di persona. Stanno giocando in cima al villaggio, vicino allo scivolo. Sono certo che saranno felici di vederti. Di qui, per non stare a girare come pazzi all'interno di tutto il villaggio per raggiungere la cima da dove si tuffano, semplicemente prendiamo lo scivolo partendo dal basso e facendolo al contrario. Questo in realtà è il nuovo gioco barra giocattolo che abbiamo aiutato a realizzare qui all'interno del villaggio per i bambini. In realtà su in cima c'è anche una cassettina sulla destra contenente un recupero medio. Di cui parliamo con il bambino biomacchina e quindi andiamo a completare anche questa missione secondaria. Ehi, è la nostra sorellona. Sorellona? Grazie per averci costruito questo gioco, sorellona. Sì, grazie. Non c'è di che. Ehi, sorellona? Che altro volete ora? Beh, noi volevamo darti qualcosa per ringraziarti dell'aiuto. Ed è così che riceviamo in ricompensa 5 semi di pianta, oggetto comunque buono per potenziare i pod in alcuni casi. 5 argento grezzo, 3000 G e 2000 punti esperienza. È un regalo per te. Sì, grazie. Ed è così che abbiamo anche completato la missione secondaria gioca con noi, ma non finisce qui, perché a un certo punto interviene Pascal, anche lui per ringraziarci. Sai che odio quando fai così, Pascal. Scusami se ti ho spaventata. Ho sentito che hai costruito dei giochi per i nostri bambini e desideravo ringraziarti personalmente. Non c'è di che. Cerca di non esagerare, d'accordo? E torna a trovarci quando vuoi. Quindi pian piano anche a due tra missioni di storia secondarie inizia un attimino a addolcirsi un po' e a capire meglio quella che è la situazione e la condizione di queste due macchine. Ovviamente il pod ne vede subito il lato di convenienza nel trovare nuove risorse e aiuti. Quindi fatto questo, ci divertiamo anche noi con lo scivolo. Yeee! Yeah. Torniamo giù in basso. Ormai non ho più l'età per fare queste cose, ragazzi. E quindi, per curiosità e anche a titolo informativo per completezza, andiamo subito a vedere le caratteristiche del programma che abbiamo appena raccolto. Siamo già alla bellezza dell'88%, quindi magari non riusciremo nella nostra serie a completare la voce programmi pod così come spiegato tempo fa le missioni secondarie e le armi, però intanto abbiamo una percentuale molto molto alta, quindi quello che resta da recuperare è ben poca cosa che si può ottenere semplicemente con un po' di free roaming, quindi di gioco libero. Programmi pod è il programma A150, quindi attacco ad aria a volt, dai la scossa a un nemico vicino causando danni continui per un determinato periodo, quindi è un danno di tipo elettrico, ma tanto la tipologia non è importantissima. E soprattutto è un tipo di danno a zona d'aria che è continuo nel tempo. Quindi può essere buono magari contro tanti avversari che hanno poca vita, un po' come il programma Onda. Oppure eventualmente anche con boss o mini boss che hanno tanta vita ma che sono piuttosto statici, quindi come i carri armati o biomacchine grandi che tendono a muoversi abbastanza poco rispetto a nemici più veloci e un pochino più reattivi. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 117esimo episodio della nostra serie di Nier Automata tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!